Ah, che fate via! Ossia invece se bustite, meglio le facci e meglio le cuore. Peccato che fa una brutta professione. Io. Veramente tu fai una brutta professione! Sebbene tu non spara nulla, non fai stragi e non fai morte! Insomma, sì, lo classico boissaiolo, quindi se passa passa. O sfili il portafoglio o distrui un busso. Ma in questi tempi non c'è più serietà neanche nel tuo mestiere. Si spara pendente, si spara. Vero, vero, come mi giuro con via. Vedebbe Gangelo, che era fondato, e l'omini, un semo tutto uguale. Io, per esempio, mi vergognassi a gettare in terra a navicchiare di scippare ciavuzza con 500 euro di pensione. Oh, ma allora bravo, ma è bravo, che pare non mica, ma è bravo. Ci torno, deve venire un gettamento, un dottore, e basta! Ma dopo finire! E tanto giovani creature, sta come la soffrire, e sta come la soffrire, sto mazzo, bella mia, quanti chi lo viene a sapere? Ma certo! Si può fare a meno, me mari di soffrire, anzi, o sapi che ci dico, avessi stato meglio, son malissimo savonno! Ma figliolo, questo è il ringraziamento per averti dato la vita! Oh! Cominciamo che peghe! Lei se vai che sei! La sorella! La sorella! Che io mi faccio! Un fratello! Un fratello! Ma che mi fa dire? Io mi farò ferito! Vai la fai! Con permesso! E prego, prego, sorella mia! Risponde con educazione! Bandage! Bandage a Cristo! Lo fate so! Viva! E sa cosa? A mia, mi dici ste parole! Ai ai! Non pezzo di muro falso e scassamagliato! Muro falso ci messo, muro falso! Ah, cominciamo! Che non fa? La seta del gioco! Stiamo volendo, la seta! Oggi è niente cominciare! Ma devi finire! Ma e sto cappotto di legno, onde l'ha fatto nuggio, ci penso io! Ti chiedo scusa se involontariamente mi sono trovato nel mezzo della traiettoria della vostra discussione molto amichevole. Ma non ho capito una cosa, lei ci disse che ci fa un cappotto. Un bello cappotto ci fa! Di legno! E no come me lo chiai, non ho capito, lei che fa un masturaccia o un costurene, scusi! Faccio del masturaccia e del costurino. Ah no? Lo sai che faccio? No. Le fasse fatte me. Ah, no. E se facessi fatte solo? Dai, compare, non mi preoccupare. Ma chi si comprende? Tu picciotti un po'. Sì, sì. E che sono un po' così. E chi lo caccia capito? Sì, sì. Compare? Che c'è, compare? Finito un minuto un capo, per favore. Sì, compare, me lo vedo, vedo. Che c'è, compare? Ah, vabbè, ora lo va a fare altro, che va a fare? Un nuovino avventura che ha anche un bigliettino, che c'è caso? Che c'è caso, compare? Va a fare altro, papà due è tutto, tutto. No, vuoi dire, papà due è molto, dico papà due è molto, papà due. No, me ne faccio anche di sempre, però, quando parlo io, ma va a dire mai, ti stai dicendo. Un papà due è tutto, che lo metto con l'occhio mezzo, non la mai. Non mi fai un po' la testa, con chi c'è stato papà per tutto il mondo, io chiamavo mio compare perché volevo una mano d'aiuto, che io ti pisciare, a fare un poco d'acqua! E da bene, aiutamolo compare, mare mio! Mi rivolto io! Allora, pulisci la mela da raggio, non dando di sicurezza, e poi si è bello. Ah, 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 ah,
Ah, l'appanazzo, ammucciamo là, e me lì, E che c'è nato un cicalauro! Giusto! Hai ragione! Non ne riconosci manco l'opera d'onore! Onde l'hai un naso? Un naso tu rompo io! Non vale, vieni a seccare! Ci disse a... stu cosa! Di non tirare troppo a borsa a una persona anziana che aveva bustiato! Se no, l'avessi fatto cadere in terra! A già creatura! Stu cosa! Sa finito questi parole che ci disse, e arraggiato come era sparò vecchio e a mia. E se ne scappò su una motobicicletta con uno scagnozzo peggiorito. E dopo che succede? E poi, scu, mi ricocato, mi tornavo tutto malangino perché voleva ancora soddisfazione di mia. Ma in punta, non le porte regolare meschino, perché a pistola ci dici, ci lecca. Io ci dissi, carissima bambina, e ci appezzai una condizionata del cianco. E siamo caduti noi. Vedo, tu una mala strada, pigliaste. Tu una mala fine fai. Ma tia, non ti l'ha detto mai nulla che dici che munno è munno. I vecchi, i femmini e i piccirizzi non si toccano. Ma tu una vita, chi vuoi fare? L'uomo. O qua da qua. Ma è quello! Statti muto che è meglio che dia. E ricordati, per l'uomo le meglio parole su chi deca non si dice. Compare! Chi c'è, compare il mio? Aiuto! Vegno, compare il mio! Aiuto! Vegno! Come le scemo, facciamo i conti. Quando siamo fuori, ti faccia la festa! Ha vinto sta pellicola! E ti faccio dire la re io! E è gratis stavolta! Che mala figura che fici! Non mi preoccupare! Fici mi ha chiamato la compagna! E tanto voglio che mi stava a casa! Non ti scandare un ipai se ancora! Ma tanto mi ricordo una combinazione! Sì, ma io non posso arrivare a convincermi come che posso capitare! E come che posso capitare? Che mentirete che mia! Che ora la faccio, perché tutto un fatto mi dice guariare tutto, cavolo cavolo, Nicolai, aveva il cinto a mano. E ho fatto che all'inizio la cavolo, ora che ciao! Va bene, non ti scandare, tocca, signor Chirino, signora, stavolta ci siamo, sta avvenendo professori. Intanto cominciamo a scrivere. Chi fa a scrivere? Ecco, Alessandro Manzoni. Dunque, se io non mi sbaglio, tu ti chiami Umberto Calasciura, abitante a Badalacchio. Lacchio? Badalacchio. Via Costante numero 3. È vero? È vero l'appuntato. Lo sapevi che avevi la memoria di ferro? È forte! Di quante volte l'hai scritto, consegnai a memoria. E tu così? Io sogno censurato. Ma va scusare, allora lei qua? Mi chiamo Vittorio Venturini. Venturini, sì. Abitante a Rocca Tazzo. Tazzo? Via? Minghetti. Ghetti? Numero? A scommessa con Cichire. Eh? 23. Usami io la maestra sana. Dunque, come ci ritrovavate insieme nello stesso quartiere? Come siete stati feriti? Insomma, come ve le fatti? Mi trovavo per caso al quartiere San Crispino che facevo una passeggiata. E ho visto a due che si sciarriavano fra i. Io e il signor... Calasciura, prego. Grazie. Io e il signor Calamura siamo andati a spartire. Io mi pugnai una cutizzata qua nel cianco e lui una para di goccia di chiumo nell'amma. Vero, è puntato, è giusto. Come dice il signor... Che? Non dice? Venturini. Come dice il signor Cetriolini. Sì, va bene, ho capito, ma dico,
Non avete conosciuto due lampi? Dite che si scagliavano, va? Ma tu, Gigi, quando mettono la gaita malapigliata, la squagliata, e poi appuntato, uno in altro momento che pensa? A tale all'invaggio che pensa a fare il giorno di tanto? Pensa solamente a partire, e succede che tu...